Salve a tutti, finalmente dopo tanto è arrivata. Stiamo parlando della Steam Deck. Questa è la versione non da 512, bensì da 256 GB. Anche il case di protezione della Spigen. E passiamo subito all'unboxing, quindi fondamentalmente alcuni degli accessori. Sono contenuto, attenzione, collega alla corrente, va bene. Apriamo il box. Giustamente un taglierino non l'ho, rimandiamo a dopo, onde evitare di fare danni. Ah, la console è davvero immane. Pesante. Riusciamo a leggere qualcosa di quanto scritto. Attenzione, ti invitiamo a leggere le informazioni sulla salute e sulla sicurezza in allegato, consultabile anche su Steam Deck. Bene, leggeremo later. Ah, questo per portarlo. Interessante. Particolari. Anche questo qui è da capire. Sto ancora cercando di aprire questo coso senza romperlo. Ok, ci vediamo più tardi. Come direbbe qualcuno, mission accomplished. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui. E direi è il momento di aprire la console, o meglio, di svelare il contenuto di questo case. 1, 2, 3. Non si vede assolutamente nulla. Come avete notato, sto riprendendo con l'S22 Ultra. E la console, eccola qui. Direi che devo acquistare qualche schermo protettivo, di certo. È immensa. Questo ci posso fare una foto per la copertina, perché è davvero bellissima così. Veramente bella. Caspita. Adesso capisco chi è. Questi sono i grilletti, non so se li sentite. Davanti, bene, quindi devo comprare un po' di accessori di certo. Quindi abbiamo il jack audio, charger, comparto per la micro SD. Perfetto. Chiudiamo l'unboxing. Chiudiamo l'unboxing con Armored Rugged Pro Case. Quindi vediamo che cosa c'è all'interno. Però quell'altro mi sembrava più bello, cioè l'originale. Questa è una versione rugged, però grande quando un bambino. Cacchio. È una corazza, non pensavo fosse così grande. L'altra è molto più discreta, diciamo, cioè con questo proprio effettivamente è impossibile andarci in giro, però è pur vero che nel caso in cui cadesse si farebbe male il terreno e non la console. Beh, direi che per ora è tutto.
C'è un ultimo box da aprire, dovrebbe essere il charger. Power adapter, sì, quindi non l'apro per niente. E ci vediamo con la console. Grazie.